Dunque, è in corso in questo periodo la Sagra del Cinema di San Geminiano d'Alce in Bottiglia, la quale ha come prerogativa quella di proiettare i grandi classici della storia del cinema. Per l'occasione abbiamo mandato un inviato speciale, tale dottor professore, e ci collegheremo con lui direttamente dalla sala cinematografica, approfittando della pausa tra il primo e il secondo tempo per poter raccogliere le prime impressioni a caldo. Ecco, dovrebbe essere in collegamento ora. Dottor professore, ci sente? Sì, vi sento forte e chiaro. Ah, buongiorno, salve. Ci dica, che film sta guardando in questo momento? Beh, sto visionando per voi Titanic di James Cameron. È terminato in questo istante il primo tempo. Benissimo, allora la invito subito a condividere con noi le prime impressioni sul film. Beh, guardate, questo Titanic, mi duole dirlo, ma non è altro che la più classica delle storie d'amore. Un po' banalotto, diciamo. Scontatissimo il lieto fine, prevedo già un avvenire brillante per il giovane DiCaprio nel nuovo continente, ma insomma è facile capire che si concluderà tutto con un "e vissero felici e contenti". Beh, certo, però il titolo Titanic non le dice niente? Lei è proprio sicuro di questo lieto fine? Assolutamente, guardi, fra l'altro mi dispiace per Cameron perché lo ritengo un bravo regista, ma non è con questo genere di film che si può tentare di vincere un Oscar. Sì, ma... Fra l'altro, scusate, ma sta per cominciare il secondo tempo, devo tornare in sala. No, aspetti un secondo, guardi, il film ha già vinto... Arrivederla, buon proseguimento. No, professore, torni qua, ha vinto 11 Oscar e DiCaprio muore. Professore, aspetti, professore...